saluti, grazie per essere qui con noi questa sera per la finalissima di questa quarta edizione del Castellabate International Film Festival. Qui con me c'è Tonina Mazzeo, che ringrazio davvero di cuore perché è la nostra traduttrice, perché come saprete, insomma, ci sono delle personalità straniere che hanno partecipato al Castellabate International Film Festival. Prego, Tonina. Raffaella is welcoming you here to Cilento for the film festival. It's the fourth edition, and we're going to start now with the results of the film festival. So enjoy your evening. Bene, allora cominciamo con i ringraziamenti, che credo siano doverosi, e vanno soprattutto al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e d'Alburni, che ha patrocinato questo evento. Un ringraziamento al presidente Tommaso Pellegrino, al direttore del parco Gregorio Romano e a tutto lo staff, insomma, del parco, che in villa, insomma, ci ha aiutato in questi giorni del festival. E poi ovviamente un ringraziamento va a tutti gli studenti che sono stati presenti in questi 5 giorni dedicati al cinema. Li menzionerò dopo perché do il tempo, insomma, a Tonina di tradurre. Okay, so we thank the Cilento Park, il dottor Pellegrino, who is not here, I don't think he's not yet, not, who is not here. And we thank all the students that are here, or have been here all week. And the director Gregorio Romano. Okay. Un ringraziamento speciale lo vorrei fare a Giuseppe Scorziello, che è uno dei dipendenti, insomma, del parco, che ci è stato molto vicino in questi giorni. Farei un applauso, forse i ragazzi lo hanno anche incrociato, insomma, ci ha aiutato davvero tantissimo, quindi grazie di cuore. Invito anche gli amministratori, insomma, del comune di Castellabate ad avvicinarsi eventualmente qui, così magari possiamo anche ringraziarli poi di persona. E vi dicevo che, insomma, sono stati presenti i ragazzi che sono stati il cuore pulsante di questi 5 giorni, perché si sono interfacciati con i nostri ospiti internazionali e hanno dialogato con loro. Quindi vorrei ringraziare l'Istituto Alfonso Gatto di Agropoli, quindi gli studenti del Gatto di Agropoli, per la loro presenza, gli studenti del IIS Ipsar Piranesi di Capaccio Pestum, grazie ragazzi di cuore per la vostra presenza, la vostra simpatia e la vostra soprattutto energia che ci avete dato in questi giorni. E poi mi piace anche ringraziare di cuore l'Istituto Pisacane di Sapri, che insomma ha inviato qui una delegazione di studenti simpaticissimi che sono venuti ad assistere al festival. Ovviamente un ringraziamento va anche agli insegnanti che hanno accompagnato i ragazzi, alle dirigenti scolastiche, Anna Vassallo, la dirigente Franca Principe dell'Istituto di Sapri, e a Loredana Nicoletti dell'Istituto Piranesi di Capaccio. Quindi grazie ancora. Sono doverosi i ringraziamenti, infatti un ringraziamento va anche al comune di Castellabate, che ha patrocinato moralmente questo evento. C'è qui Clemente, quindi magari non so se posso chiedere a Clemente di venire qui sul palco magari per fare un saluto, in attesa che magari venga anche il sindaco, che insomma è impegnato in un'altra manifestazione, ma ci ha detto che poi ci avrebbe raggiunti. Purtroppo il presidente del parco ha avuto un grande lutto in famiglia e quindi non può essere con noi, però insomma avremo modo poi di ringraziarlo di persona. Prego, Clemente. Allora, buonasera a tutti. Allora, porto i saluti del sindaco, non so se ce la fa perché avevo un'iniziativa a San Marco dei Cavuoti e poi dovevo andare al comune per un'altra iniziativa, ha detto che cercava di passare, ma non so se è possibile. Io ci tengo innanzitutto, già l'ho fatto l'altra sera, a ringraziare Gianni che ha portato qui questo festival, ha scelto Castellabate. Perché gli ho chiesto la prima cosa che ho chiesto l'altra sera: perché hai scelto Castellabate?
mi ha detto perché io sono legatissimo a questa terra e noi come amministrazione non possiamo che essere contenti perché loro hanno scelto Castellabate. E voglio unirmi ai ringraziamenti che già ha fatto Raffaella, praticamente ai ragazzi soprattutto, perché sono i protagonisti di questo festival. E quando ci sono i ragazzi che diventano protagonisti di qualsiasi cosa, a qualsiasi livello, è sempre qualcosa di gratificante per tutti, per il territorio, per chi organizza e per tutta, diciamo, per tutto il nostro territorio. E un ringraziamento sicuramente anche agli insegnanti, perché sono anche loro gli attori in questo caso e permettono di dar modo ai ragazzi di esprimersi in questo bellissimo festival che, vi ripeto, siamo molto contenti perché ha dato lustro al territorio di Castellabate e speriamo sicuramente nel futuro che riusciremo a collaborare ancora di più come amministrazione di Castellabate. Prego Tonina, non andare via perché poi ti salutiamo appena lei termina di tradurre. So we were waiting for the mayor, but the mayor is not can't be coming tonight because he has other appointments, I'm afraid. Maybe he will arrive. We have Clemente who represents the town hall. He also thanks all the schools and all the headmasters and headmistresses, and he's we are very happy to for this festival here has been organized in Castellabate. He was really wanted it to happen in Castellabate, and hopefully in the future we can all collaborate again like a festival like this. Okay, thank you very much. Grazie Tonina e grazie a Clemente, ovviamente resterai con noi perché poi ci saranno le premiazioni e ci fa piacere insomma che tu possa premiare i nostri artisti internazionali, ai quali insomma farei un grande e caloroso applauso. Sono qui questa sera, ecco, per assistere a questa premiazione. Grazie Clemente, ok. E allora, come dicevo, anche questa edizione insomma traccia un bilancio positivo perché abbiamo avuto qui la partecipazione di 70 film a tema libero provenienti da tutto il mondo e divisi nelle sezioni lungometraggi, mediometraggi, cortometraggi, documentari, film d'azione, videoclip, social film, sperimentali. E una sezione speciale è stata dedicata al concorso che noi insomma realizziamo da 10 anni, che è Ciaxi Gita, che ha avuto un grande successo. Quindi un festival che cresce di anno in anno e grazie alla tenacia insomma di una persona che è molto testarda e quando si mette in testa una cosa si deve raggiungere un obiettivo, non c'è tempesta che tenga. E lo ringrazio sin da subito e lo invito qui sul palco. Sto parlando del direttore artistico nonché ideatore di questo festival, che è Gianni Petrizzo. Ok Gianni, quindi tocca a te, anche se è stanchissimo perché dopo insomma 5 giornate intense di lavoro, dove poi essendo lui in prima persona non solo direttore artistico ma anche colui che ha coordinato insomma i ragazzi, ha organizzato un po' tutto il festival, ora comincia a vedersi traspare dal suo viso un po' di stanchezza, però ce l'hai fatta anche questa volta, insomma i risultati fortunatamente si sono visti e si vedranno poi anche con il tempo. Soddisfatto? Buonasera a tutti innanzitutto e grazie per essere qui, sono felicissimo. E vorrei svegliarmi presto domani per cominciare a organizzare la quinta edizione perché sono così entusiasta, così emozionato da tutti i ragazzi che hanno partecipato, da tutti gli artisti internazionali che hanno voluto e hanno scelto Castellabate per presentare i loro filmati, le loro opere, che appunto non vedo l'ora di ricominciare e farlo sempre meglio l'anno prossimo. Thanks you all for being here, and he can't wait for tomorrow morning to start the 5th edition because he's excited and he's very pleased of the results of this 4th edition, of all the editions, and he is very tired but he's very emotional and very happy of all the results we have attained, and he thanks also the students of being the main people, students of this festival. Io sono veramente, veramente onorato di aver avuto qui Karen Kramer dagli Stati Uniti, pensate. Quindi merita un applauso perché dagli Stati Uniti Karen
ha scelto Castellabate. Sono assolutamente contento di aver avuto Stefania Montesolaro, che è venuta direttamente dall'Inghilterra per noi. Ancora sono contentissimo per aver avuto Eva Habermann dalla Germania, Rosa Maria Mauceri, lo stesso dalla Germania, e David Roma, Casals Roma, scusatemi, sono stanco, dalla Spagna, pensate. Alessandro non lo dimentico, lo so, sono stanco, ma Alessandro da Roma è un nostro vicino di casa, 3 ore di macchina, ma è un grande, grande amico che, pensate, ho conosciuto a Las Vegas nel 2019 e l'amicizia nostra dura da quel tempo e durerà ancora. Okay, so he thanks, I'm sorry about the names, Karen, from America. Stefania Montesolaro. Stefania Montesolaro, England. And Eva Habermann. Eva Habermann from Germany. Germany. Rosa Maria Mauceri. Rosa Maria Germany. Mauceri. Germany. David Casals Roma. David Spagna. Casals Spain. E Alessandro Montesolaro. And Alessandro from Rome. Alessandro Vantini from Rome, who have ancora become, reggo, who have become good friends since 2009, dal 2009. Sì, a Las Vegas ci siamo conosciuti. They met in Las Vegas. A Las Vegas. Yes. Voglio soprattutto ringraziare anche gli amici della Croce Rossa, Rudy, dell'Associazione Carabinieri e soprattutto il Corpo di Protezione Civile che ci stanno assistendo per questa manifestazione. Naturalmente ringrazio il Comune di Castellabate, Clemente Migliorino e gli altri consiglieri che in questi giorni ci hanno onorato. E quindi sono felicissimo e direi che è tutto per adesso, perché secondo me sono troppo troppo stanco. Gianni thanks everybody from the Carabinieri to the Protezione Civile. From the Comune di Castellabate, the Town Hall, Clemente Migliorino, and he is very tired. So he says, enough talking, now we will carry on with the with these nice results of these films. Okay. Ok, allora adesso andiamo nel cuore di questa manifestazione che è poi la premiazione ai nostri artisti presenti. Non andare via, perché ovviamente tu devi essere qui sul palco, perché è importante la tua presenza, però dobbiamo chiamare degli studenti, come vi anticipavo, ragazzi, perché dovete venire qui, perché dovete sapere che loro sono stati, come dicevo, i protagonisti di questa edizione. Abbiamo voluto coinvolgere assolutamente gli studenti delle scuole, perché pensiamo anche ad un altro progetto che è più grande ancora di questo, dove al centro dell'attenzione ci sarà sì il Castellabate International Film Festival, ma ci saranno anche le scuole, soprattutto le scuole. Poi vabbè, è un progetto, insomma, che ve ne daremo modo di capire e di vedere, insomma, la nostra idea messa in pratica. Prego, Tonina. We are welcoming the students from the schools to come on the stage, and we're welcoming the students on the stage from the schools. Each one represents the schools, because like we repeat, they have been the main of this edition. Ok, eccoli qua, li accogliamo con un applauso, venite qui accanto a me e iniziamo allora con le nostre premiazioni. Quindi a voi il compito di leggere la categoria e poi tutto il resto, ok? A premiare però Gianni, premiano sempre loro. Voi siete dell'istituto? Piranesi. Piranesi di Capaccio, benissimo. Allora, gli studenti premieranno il nostro primo artista. La categoria qual è? Category Feature Film, Best Feature Director Alessandro Vantini con il film Made in Hagen, Nothing Behind Measure Italia.
Beyond Major Italia. Accogliamolo con un applauso. Sì. Allora, diamo il premio ad Alessandro. Alessandro, passa da questo lato che ti premiano, così facciamo le foto di rito. Ale, al centro, centrali per una bella foto. Facciamo un applauso ancora ai nostri ragazzi. Grazie, e adesso ragazzi, restate con noi, fatevi un attimino al lato, grazie, e adesso ascoltiamo la voce di Alessandro che ha ricevuto questo bel premio. Vi ringrazio molto, e che devo dire, quello che ho ricevuto qui in questi giorni è stato meraviglioso, perché come mi è già capitato di dire durante il festival, avere vicino dei ragazzi pensanti, veramente pensanti, come siete stati voi, avete dimostrato di essere con le vostre domande nel mio film, in quello, nei film degli altri registi, è stato veramente un impulso di energia a fare ancora meglio di quello che ho cercato di fare. Vi ringrazio, perché la freschezza della vostra energia è qualcosa di assolutamente straordinario. Poi in particolare i riscontri che ho avuto per il mio film sono stati assolutamente unici, devo dire unici, ne ho avuti tanti di meravigliosi, ma quelli che ho avuto qui sono stati veramente i più importanti, anche perché arrivano da una, dobbiamo dirlo, da una purezza, perché questo è l'unico termine che si può usare, da una purezza, da una visione della vita assolutamente limpida. E basta, non aggiungo altro, grazie soprattutto a questa iniziativa, perché qui c'è un film che è intitolato Il seme del futuro, no? Mi pare che tu hai ammesso, voi avete ammesso al festival, e che consiglio anche di vedere agli insegnanti, a voi, perché è un film anche sulla tolleranza, sull'accettazione, che Il seme del futuro siete voi, insomma il tema del film è che il seme del futuro siete voi, e vi auguro di esserlo nel migliore dei modi. Grazie, e grazie ancora. Ciao a tutti, ciao. Grazie Alessandro. E allora passiamo alla prossima categoria. Best Feature Film, The Ugly Trap, Germania. Director Krishna Ashurbati, producer Eva Heberman. Applauso. Well, I need to learn Italian, really, because I feel so pleased, and I'm so happy to be here today, and I really enjoyed your company, and I really enjoyed all the questions you asked, and that I was surprised how interested you were in these severe subjects. And so it's a big compliment for all the students here that you've got so much depth and that you reflect so much on the world. So I really enjoyed it, and also thank you so much for Gianni to organize this festival. And I love being here, and I feel very honored, and thank you so much. È molto onorata e sorpresa dai giovani che hanno fatto delle domande e sono molto interessati ai film e a tutti i film. Ringrazio Gianni, ringrazio Castellabate, che è stata molto bene qui ed è molto onorata di tutto questo festival, del suo film in questo momento.
Grazie Tonina e grazie anche ad Eva. E adesso invito i ragazzi di Sapri a venire qui sul palco perché dobbiamo fare quello che hanno fatto i vostri colleghi. Quindi continuiamo con il lavoro di scuola, ragazzi. Vi mettiamo a dura prova, però sicuramente la vostra preside, come anche gli insegnanti, saranno contenti. Loro fanno parte del liceo Pisacane di Sapri. Perdonate, ma anche io sono leggermente stanca, proprio leggermente. Allora, leggiamo la prossima categoria. Category Documentary Film, Best Documentary Director David Casals, Roma, Spagna. Con il film The Voice of Ties, premia l'Istituto Pisacane di Sapri. Al centro, per la foto, boh, grazie per il premio alla giuria, grazie a tutti che avete organizzato il festival perché ci danno la possibilità di mostrare i nostri film. Grazie anche a tutti i giovani che siete venuti a partecipare nel film, perché credo che voi veramente date un sentito ai film, perché un film senza pubblico non serve a niente, uno schermo senza occhi che lo guardano non serve a noi registi. E anche voglio ringraziare alla gente che non sono qui, che hanno partecipato anche al film, perché anche se per voi sono stati 86 minuti, per noi sono stato 4 anni. Così tanta gente che ha lavorato, e voglio dedicare questo a tutta la gente che ha partecipato nel film. Ok, grazie. Grazie a David, grazie mille per la sua presenza. E allora ragazzi, c'è ancora un'altra premiazione da fare. Best Documentary Film, The Renegade Legacy of Blecher and McDougall, director Karen Kremer from United States. Al centro per... Thank you. I don't really know what else to say. I think I said it all this morning, but this is very kind of you to give this and recognize the film. Thank you. Grazie, grazie a tutti voi. Non so cosa dire, sono emozionata e grazie per tutto, del premio e della vostra ospitalità. Ok, prossimo. Lo rifacciamo, facciamo la doppietta. Ok. Category Short Film, Best Short Director Stefania Montesolaro. Con il corto Jubilee Rainbow Italia premia l'Istituto Pisacane di Sapri. Agropoli, non so, i ragazzi di Agropoli sono del gatto, ci sono? Se ci sono, alzassero le mani, non ci sono, ok. Stefania al centro, facciamo la foto di rito così con le ragazze che ti incorniciano. Anche. Beh, grazie mille a tutti, è stata una meravigliosa esperienza venire qui in questo posto magico, perché basta guardarsi intorno, il posto è magico. Ed è reso anche magico dalla presenza di queste persone incredibili come Gianni, Raffaella e tutti voi e i ragazzi che hanno partecipato copiosamente a questo festival durato 4 giorni. Bravissimi. Per quanto riguarda Double Rainbow, è un film che parla di un compromesso che si raggiunge, che una donna raggiunge a un certo punto della sua vita, e questo ha iniziato un dialogo tra i ragazzi importanti, dal cui si evince che questi ragazzi sono ancora molto puri, il compromesso a loro non piace ancora, e questa è stata una bellissima cosa che ho scoperto. Ancora 2 parole per ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con me alla realizzazione di Double Rainbow: Davide Piazzolla, fantastico direttore della fotografia, tutto il team Euroshot e tutti gli attori che sono venuti da Londra in Toscana. Grazie a tutti. Grazie a te Stefania.
Premio Stefania. La signora, scusa il nome. Stefania Montesolano. Stefania Montesolano. Thanks, thanks everybody, the students who have been asking questions and very helpful for these 4 days of the festival. She thanks all her, yeah, the director of the film and Castellabate as well, as she has been honored to be here with us all. Grazie Stefania, grazie anche ai ragazzi dell'Istituto Pisacane di Sapri. Chiamo Clemente a questo punto, così magari abbiamo... Ok, allora ritornano intanto i ragazzi del Piranesi e magari altri, così facciamo premiare, facciamo questo giro di premiazioni con i ragazzi. Allora un ringraziamento intanto anche a chi ci ha sostenuto in questo festival, che è André Giaccio. Io farei un grande e caloroso applauso, che è il nostro braccio destro. Grazie davvero di cuore. Un ringraziamento va anche a Daniele Romualdi alla camera, al nostro fotografo Renato Manente, a Carmela Rago, insomma, che ci hanno accompagnato in questi 5 giorni, a Marco Passaro, che è qui questa sera per le riprese del festival, a Benedetta Petrizzo. Insomma, grazie a tutto il nostro staff, è doveroso insomma ringraziarli. E allora ragazzi, Best Short Film, Una verità rubata, director Rosa Maria Mauceri, Italia. Scusate l'emozione, ma sono davvero emotiva. Allora, io innanzitutto voglio ringraziare voi dell'organizzazione, te e Gianni Petruzzi e tutta la giuria, per aver scelto questo cortometraggio. Ma questo cortometraggio non è solo mio, perché è stato realizzato con tutto il mio cast, quasi tutti emergenti, e non è stato facile perché dovevamo trasmettere delle emozioni vere come quella del film. Abbiamo girato sotto a 40 gradi e voglio ringraziare la bambina che ha interpretato Rosa, che sarei io, Flavia Cosentino, Carla Grasso, Carlo e Christian, perché i bambini sono stati primordiali in questo cortometraggio, perché l'interpretazione era molto difficile. Ma ringrazio anche il direttore della fotografia, Giuseppe Di Blasi, e la sua troupe, perché per me è la mia prima produzione come regista, e lui mi ha guidato. Senza di lui e il suo staff non sarebbe stato facile. Ringrazio soprattutto a voi tutti i ragazzi, siete stati per me una sorpresa, mi avete emozionato. Non pensavo che i giovani di oggi fossero così ancora attenti a questi temi. Mi avete riempito veramente con le vostre domande di gioia, ma anche perché grazie a questo festival ho conosciuto Castellabate, che non conoscevo sulla carta geografica, e quindi per questo, per aver scelto Castellabate, perché è bellissimo, grazie a voi io tornerò. Grazie a tutti. Grazie a te e anche per il bel messaggio, insomma, che hai lanciato quest'oggi ai ragazzi. Sappiamo che si sono anche emozionati, quindi grazie. Prego, Tonina. She thanks all her, the cast of the film, and the little girl who represents Rosa Maria Mauceri. She's surprised by the students who also, like I repeated before, have loads of questions, are very interested. And she thanks Gianni and... She thanks Gianni and Raffaella for letting her know Castellabate. She will return to Castellabate. Grazie a te ancora.
Ragazzi, allora vi possiamo liberare, quindi... Ah no? Questa è una scaletta improvvisata, purtroppo. Allora, loro sono del Piranesi, quindi chiamerei anche una docente referente, perché devo premiare gli istituti che hanno partecipato. Quindi ringrazio soprattutto la dottoressa Saggiomo, la professoressa Josefina Saggiomo. È pregata di venire qui perché devo dare un premio, e prego di prepararsi anche la delegazione di Sapri con la referente Silva D'Amico, detto bene? Silva, dove sei? Ci tengo perché avete dato davvero tanto. Premiamo prima Sapri, che devono andare via. Eccole qua, le premio io. Facciamo un applauso a questi ragazzi accompagnati da questi meravigliosi insegnanti. In questi giorni, insomma, non solo si sono divertiti, ma si sono anche stancati un po'. Grazie. Sì, un pochino, ma non incomparabile rispetto alla vostra stanchezza. Grazie, grazie veramente tanto per l'ospitalità, è stata una bellissima esperienza. Grazie a voi e complimenti. E allora, il Piranesi, giusto? Ok. Ce l'abbiamo fatta. Prego, venite al centro. Vai accanto a Gianni, così fate una foto insieme. Forza. Immortaliamo questi momenti che resteranno poi impressi negli scatti di Renato Manente. Vuole far sentire la sua voce? La sentono spesso. Per concludere questi 5 giorni. Esatto. E questo è vostro, questo premio, ragazzi, perché veramente ce l'avete messa tutta e siete stati eccezionali tutti. E complimenti ai vincitori, bellissimo tutta l'organizzazione, e sono molto contenta di aver partecipato e aver portato i miei ragazzi. Grazie. Sì, grazie. E adesso invece abbiamo un altro premio. Io volevo far premiare, ma a questo punto chiamiamo invece Clemente Migliorino. No, sì, Clemente Migliorino, perché devo consegnare il premio al Comune di Castellabate per il patrocinio morale, e quindi riceverà il premio come Comune Virtuoso 2022. No, dicevo no, perché non facciamo premiare lui, ma viene premiato, ecco. Facciamo un applauso. Grazie Clemente ancora una volta, i ringraziamenti vanno estesi anche al sindaco per l'ospitalità e il patrocinio, insomma, morale che ci hanno donato. Grazie a Tonina Mazzeo per la sua presenza ancora una volta, la nostra compagnia, per il suo supporto, per la traduzione. E allora Gianni, mi sembra che, insomma, abbiamo purtroppo terminato questi 5 giorni. Che ci ha visti impegnati in un tour de force, insomma, con le scuole, con i ragazzi, con il festival. Però hai vinto anche quest'anno, insomma, ce l'hai fatta, nonostante le mille difficoltà, seriamente le mille difficoltà, e questo, insomma, è il risultato più bello, credo, perché poi l'apprezzamento da parte dei ragazzi, degli istituti, insomma, di tutti gli ospiti che sono venuti qui al Castellabate Film Festival, credo che appaghi poi tutti gli sforzi e le fatiche. Quella non ho vinto io, ma ha vinto la nostra squadra, perché per realizzare le cose c'è bisogno di unione, sinergia e soprattutto condivisione di intenti, di idee. Quindi grazie ai miei collaboratori, non posso che chiudere così, naturalmente, che mi hanno supportato e sopportato. E naturalmente grazie ai miei amici internazionali che hanno ricevuto il mio invito per regalarci questa bellissima esperienza.
Grazie e mi auguro di vedervi l'anno prossimo con nuovi lavori e fare in modo che questo festival possa ingrandirsi sempre di più. Grazie Raffaella Giaccio. Grazie a te Gianni Petrizzo, assolutamente sì, condivido quello che hai appena detto e ovviamente anche da parte mia un ringraziamento speciale a tutti gli artisti che sono venuti per questa quarta edizione e che sono stati insieme a noi. Complimenti ancora per il vostro lavoro, perché ci credete come noi e quindi continuiamo a crederci, continuiamo a sognare, perché il cinema ovviamente ci fa sognare. Quindi grazie a tutti voi e buon proseguimento di serata, perché c'è un buffet, insomma, quindi servitevi, insomma, state con noi ancora un po', bevete un po' di vino e poi magari ci rivediamo l'anno prossimo, sempre qui a Castellabate. Grazie a tutti!